Siamo col sindaco di Chioggia, Mauro Armelau. Siamo passati da questa mattina allo sgombero dell'hotel Capo Est a questa struttura, all'inaugurazione di questa nuova struttura. Finalmente lo sgombero dell'hotel Capo Est. Esatto, finalmente lo sgombero dell'hotel Capo Est, che l'anno scorso erano stati fatti dei controlli interni interforze per capire com'era la situazione, chi alloggiava all'interno di questa struttura. Poi è stata dichiarata inagibile. Io, a seguito di questa dichiarazione di inagibilità, ho fatto un'ordinanza di sgombero a cui i proprietari non hanno mai provveduto, cioè non hanno mai eseguito, diciamo, lo svuotamento di questa struttura. Avevano anche impugnato l'ordinanza, il TAR l'ha rigettata, non ha dato nessun allunamento dell'ordinanza che avevo firmato, quindi l'ha dichiarata efficace, diciamo, quindi valida sotto tutti i punti di vista. E dopo tutto questo tempo, chiaramente, perché all'interno c'erano dei nuclei familiari che dovevano essere ovviamente sistemati, e sistemata appunto la questione di questi nuclei familiari, abbiamo provveduto oggi ad effettuare lo sgombero con l'ausilio della forza pubblica per far rispettare quell'ordinanza. Ripeto, qui i proprietari non hanno mai dato seguito, praticamente anche durante l'estate abbiamo visto che sono stati parecchi gli episodi che hanno reso ovviamente necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Era comunque sempre agli onori della cronaca. Esatto, era purtroppo agli onori della cronaca. Questa situazione ormai dai vicini di casa mi dicono che dura almeno da 7-8 anni. In questi 7-8 anni nessuno ha mai avuto il coraggio di prendere di petto questa situazione, che era veramente paradossale, assurda, perché è veramente in un centro di sottomarina, una città a vocazione turistica, a 20 metri dal lungomare, una situazione che creava veramente disturbo e pericolo anche per l'ordine pubblico, per la pubblica incolumità, anche dei residenti, ma anche di tanti turisti che ovviamente d'estate alloggiano in qualche appartamento della zona. Quindi siamo intervenuti ed abbiamo liberato completamente la struttura, stiamo attendendo delle risposte da parte della prefettura, perché c'è un nucleo familiare che è di ucraini, dicono che ovviamente sono scappati dalla guerra, erano già stati identificati l'anno scorso, poi si erano trasferiti, mi sembra di aver capito, a Pellestrina, poi sono tornati in Ucraina e adesso sono ritornati sempre là. Ecco, quindi questo nucleo familiare non era di nostra conoscenza. Adesso stiamo capendo come intervenire per dare una sistemazione a queste persone, che hanno ovviamente anche due figli minori. E quindi poi per noi il Capo Est è stato sgomberato. C'è un custode anche di questo Capo Est, adesso non da verificare, insomma, perché sono tutte notizie che poi ci arrivano. C'è la problematica anche di tre ponti radio all'interno, esatto, insomma, sopra il tetto. Quindi non era stata una cosa semplice da gestire, da coordinare. Comunque adesso il Capo Est in teoria non dovrebbe più dare problemi alla nostra cittadinanza, insomma. Il messaggio è chiaro, che comunque non c'è spazio per l'illegalità, non c'è spazio per chi non rispetta le regole, le ordinanze che fa il sindaco o comunque la legge. Ecco, la legge è uguale per tutti e noi con l'amministrazione, la giunta, il consiglio comunale, comunque i consiglieri di maggioranza mi hanno dato pieno mandato, piena fiducia nel seguire passo a passo questa situazione, e così è stato fatto e siamo arrivati allo sgombero reale, ecco, della giornata di oggi, insomma, perché quelli di prima, ripeto, non erano stati controlli interforze per capire chi c'era all'interno di questa struttura. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto, sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.